alle prime ore di un giorno qualsiasi di quei duri anni di lavoro, con il Macchi, Ansaldo, Breda, Siai. I biciclettai dell'epoca pionieristica, un ricordo appena di ieri eppure già tanto lontano, hanno ceduto il posto a costruttori ed inventori decisamente all'avanguardia. Vince Mario De Bernardi con un Macchi 39. Lavoro meccanico sì, ma guidato dall'intelligenza e dalla mano dell'uomo. Questa è la storia di un sogno che corre veloce, osserva la terra, il mare, vola nel cielo e nello spazio, ci accompagna ogni giorno. È un sogno nato in un'epoca in cui tutto era avventura. Geografica approssimativa, rubata al Ministero della Guerra, e portandosi dietro solo un flacone di colonia regalatogli da una bella sconosciuta, Ferrarin ha volato per 18.000 chilometri. Un'epoca fatta di pionieri che con la loro immaginazione mettevano le ali a grandi idee. Plasmando l'acciaio, davano forma al futuro. Questa pagina di storia dell'industria siderurgica italiana dimostra con quanto impegno e con quanta fatica gli uomini dell'acciaio hanno contribuito alla creazione della moderna civiltà. Una generazione che in piccoli spazi pensava all'infinito. Erano uomini e donne che hanno fatto vibrare il mondo con il coraggio e la curiosità. Le loro idee sono diventate storia, hanno lavorato insieme per unire il mondo e ispirato la nostra generazione. Oggi voliamo tra le stelle e atterriamo sulle comete. Grazie a questo sogno abbiamo costruito fabbriche, sviluppato tecnologie, creato aziende, fino a riunirle sotto un percorso, una strategia, un nome: Leonardo. Siamo una grande squadra che continua a sognare, costruire e innovare, forti della nostra memoria. E lo facciamo immaginando un avvenire migliore. Leonardo è una storia senza tempo che dura da 70 anni.
The excellent performance of the 346 advanced trainer, like maximum speed, which is more than 500 knots, excellent climbing performances, excellent maneuvering performances, excellent for fighter attack version. So we added to the family a fighter versions, and we are actually testing a new radar, a new system for tactical implementation of the aircraft in the tactical environment. The customers, together with probably the best trainer around, they will have the availability of a fighter for close air support and for air defense to complete all the needs and the military needs that customer will request. Good afternoon, we are here in front of the ATR-72MP multipurpose airplane. It belongs to a family, as I said, of multipurpose, which means that can fulfill the maritime mission and the C3I mission all the way up to anti-submarine warfare. It's going to be equipped with torpedoes and sonobuoys launcher, and also the big antenna for the MAD. After that, the airplane embodies is equipped with the ATOS control station, which allow us to fulfill all the needs of the customer, and basically it's just one airplane can perform different sorties. The aircraft has been designed also to persist on the area of operation up to 10 hours, depending on the distance from the operating base.